Oggi, 2 febbraio 2002, giorno della Candelora, presso il rione della Cava in Orvieto, si fa festa per un avvenimento che assume un fatto importante e tanto atteso da anni. Sì, oggi avverrà la riapertura della chiesa detta comunemente della Madonna della Cava. Da giorni, passando per questo rione e soffermandosi un po', si capisce che la inaugurazione suscita in tutti un'attesa amorosa per avere un nuovo luogo sacro, punto di incontro e di preghiera. Si nota inoltre una certa apprensione e attenzione per programmare la festa sotto ogni aspetto, religioso e civile, capace di accogliere in modo carino quelli che vorranno condividere con loro la gioia e la fede. Anche noi siamo curiosi di prendere parte allo svolgimento di questo evento per cercare di far esplicitare dalla popolazione della Cava considerazioni, sentimenti, ricordi e l'amore che li lega alla loro protettrice, più precisamente alla Madonna della Presentazione di Gesù al Tempio. Ah, noi le facciamo gli auguri che ecco questa sua missione in questo rione da oggi sia veramente sempre più partecipato, che i fedeli si raccolgono sempre più intorno a lei e che gli diano soddisfazione. Bene, e un augurio invece lei che vuole fare a queste qua del rione? Di sentirsi sempre più famiglia attorno alla Vergine Maria. Bene, Don Enrico, grazie. E buonasera e buona festa, perché la festa, come si vede se l'operatore si gira, sta cominciando in questo momento, e quindi in questo momento, cioè questa gente qui qualche attimo fa era in chiesa perché ci sono state, è stata celebrata il rosario. Bene, e allora adesso noi andremo a sentire ecco quelli del rione. Di nuovo grazie Don Enrico, buonasera. Allora noi siamo qui, intanto vediamo un banco della distribuzione. È un banco pieno di tante specialità culinarie. Sì, specialmente ecco, fatte a mano. Tutti. Certo, è un rione, questo è un rione antico e quindi si deve fare cose tradizionali. Tradizionali. Le lumachelle, la crostata, la pizza imbottita con le funghi, con le carciofi. Capito? Certo. È una festa importante, è un evento importante, doveva essere fatto bene questo rinfresco. Allora signora, lei è una che in questo quartiere, c'è nata lei in questo quartiere? No, lei ci è venuta? Ecco, ah, quando si è sposata? Sì, 60 anni fa. E si è sposata in quella chiesina che si è riaperta? No. La Capretta. Quindi si è sposata alla Capretta? La Capretta. Oh, venendo qui, lei quindi ha cominciato a andare a messa in questa chiesetta. Si ricorda qualche tradizione, la festa quando si faceva, che cosa, ecco, in che periodo, quante feste durante l'anno? L'ultima domenica del maggio, ci ricorreva la palombella, allora veniva fatta la prima domenica di giugno. Si diceva il rosario tutto il mese di maggio. Tutte le sere? Tutte le sere. Dette da voi oppure c'era sempre il prete? Era il parroco, sempre. Quindi era il parroco. Sì, sì, sempre. Oh, si è unita un'altra signora, il nome? Gabriella Prosperini. Oh, buonasera anche a lei. Allora noi con la signora eravamo rimasti a dire che a fare le funzioni la sera ci stava il parroco. Allora vogliamo fare un po' una cronostoria di quali parroci sono stati. Lei per esempio c'è stata fino a che anni in questo rione? Sono stata, dunque, incomincio subito da quando sono nata. Nel 35 c'era Don Canio che mi ha battezzata proprio in quella chiesina, perché la mamma mia, Assunta Favetta, una famiglia da tutti conosciuta, ha tenuto la chiesa per 20 anni, per le pulizie, per i fiori e per tutte le cose che potevano servire. E questa è una bella opera, tutto gratis. Tutto gratis, naturalmente, sempre aiutata dalle persone vicine, perché allora era... Certo, non era sola, ma comunque lei per 20 anni ha avuto questa mansione, cioè se l'ha presa. Sì, sì. La responsabilità di tenere la chiesa pulita, di ricevere i sacerdoti quando venivano, quando c'era bisogno di lavare, stirare, qualunque cosa della chiesa, e quando c'era la festa si invitava a colazione
il vescovo naturalmente, anche qualche altro parroco che venivano, e quindi era sì, però era molto piacevole, a noi ci piaceva. Poi io avevo ho un fratello che insieme andavamo litigando, diciamo, sempre a cambiare acqua per i fiori, a fare tutte le cose che si potevano fare nella chiesa, ma con felicità, perché ci sembrava più un gioco che un dovere. Allora stavamo sempre dentro le chiese, noi ragazzine, non come adesso che ci sono altri giochi, altre cose, altre distrazioni. Comunque, per quanto ho capito, era un orgoglio per lei questa chiesina, eh? Sì, sicuramente un orgoglio, è stata veramente un orgoglio, ed oggi sono particolarmente felice di essere stata presente a questa nuova apertura della chiesa, perché oltre che ci sono legata da un affetto particolare per la mamma, è proprio la sento proprio veramente, insomma, con tanto amore, sì. Quello che ha detto è veramente bello e carino. Bene, allora, signora Verina, allora, noi siamo rimasti a Don Scanio. Lei invece è venuta qui, mi ha detto prima, quando ha sposato. Quindi ha trovato un altro parroco, qualche anno dopo che la signora era andata via. E chi c'era quando è venuto qui? C'era Don Tarcisio. Oh, poi dopo Don Tarcisio è venuto Don Cinguetti, mi pare. Don Cinguetti. Oh, poi cioè, sono cambiati ancora parroci, no? Don Francesco, Don Enrico Cinguetti. Ah, sì. È ritornato Don Enrico Cinguetti. E poi dopo Don Ferdinando. Poi è venuto Don Fernando. E ora ci avete Don Enrico. Non ci avremo Don Enrico, speriamo che ci avremo Don Enrico. Lei oggi, quando ha visto questa chiesa effettivamente riaprirsi, cosa ha provato? Beh, ho provato una bellissima cosa, certo. Noi ci tenevamo tanto, avevamo anche un po' lottato per ritenerla aperta. Bene, ma si facevano qui per la festa, mi ha detto, alla fine di maggio, che c'erano processioni? Una processione molto bella, perché allora poi si partecipavano anche delle altre parrocchie, i bambini della prima comunione, San Giovanni e San Giovenale erano quelli prossimi, diciamo, vicine, però venivano anche dalle altre parrocchie, sì, la processione era sempre molto bella. Noi addobbavamo tutta Via della Cava con il bossolo, quella cosa verde, che facevamo dei festoni intrecciati con i fiori, da capo a piedi la via, e era una festa, e fino alla sera c'era musica e festeggiamenti, insomma. Diciamo, non c'era la fisarmonica, allora non usava magari la banda, magari altra musica. Allora, tanta gente. Ma la gente c'era tantissima, no? Tutti, la festa della cava era proprio un ritrovo per tutto Orvieto, per la fine di maggio, era sempre tanto numerosa la gente nella chiesina, perché poi oltre che si diceva il rosario in tutto il mese di maggio, c'erano dei giorni particolari per le messe, come oggi la Candelora, domani San Biagio, poi si diceva pure il rosario tutto il mese dei morti di novembre. Sì, eravamo veramente, insomma. Allora, la signora è incaricata alla distribuzione, ha detto mi liberate, signora, noi la ringraziamo. Allora, un buon divertimento per questa serata, lei sta qui, ma è un divertimento, vero? Sì, sì, è un divertimento. Allora, buona serata. Scusa, eravamo rimasti. Prego, prego. Appunto, che c'era pure, insomma, una vita spirituale abbastanza intensa, perché non solo in maggio, a novembre c'era il Santo Rosario per i morti, e poi le messe proprio, se potevano dire, per tutti i morti, per chi le voleva, quando c'era il parroco, naturalmente, disponibile sempre. Allora era il parroco di San Giovanni che teneva la chiesa della cava, diciamo, però comunque la gente c'era sempre tanta, affollava da tutto Orvieto. Signora, veramente quello che ci ha detto farà piacere a quelli che come lei sono nati qui e che forse, ecco, si ricordano, ecco, lei le fa ricordare tutti quei momenti carini che rodeavano intorno a questa patrona, la Madonna della Cava. Arrivederci. Abbiamo preso Marcello, che stava in mezzo a tutti gli altri lì a festeggiare, ad assaggiare quelle squisitezze. Noi dobbiamo, prima di parlare con Marcello, però bisogna fare un cappellino a quello che è stata la rimessa,
la riapertura della chiesa. Le belle arti hanno pensato alla struttura esterna, alla sicurezza, all'agibilità della chiesa. Ecco, a quello che era pericolante, no? Tu mi dicevi al tetto, tetto, alle mura, diciamo, che sorreggono la chiesa, insomma, alla struttura. A questo punto però la chiesa bisognava rimbiancarla, rimetterla appunto, ripresentarla al pubblico nella maniera più decorosa possibile. E allora qui nella cava si sono incontrati alcuni, una cerchia molto ristretta, che pochi mesi fa, in che periodo è? Nella metà di dicembre abbiamo iniziato, verso il 20 così. Due mesi circa. Un mese e mezzo. Hanno detto, ma perché noi con i nostri contributi personali non facciamo quello che serve? E allora si sono rimboccate le maniche, è bastato dirlo, e sono partite. Questo comitato, chiamiamolo così, quanto è grande? Di quante persone è fatto? Diciamo 5-6 famiglie, tutte. 5-6 famiglie, quindi pochissime. Al limite, 7 famiglie di tutto il rione. Ecco, però siete, il vostro entusiasmo è bastato a fare tutto. Beh sì, fa tutto, no, ci abbiamo provato perché abbiamo fatto il meglio possibile perché diciamo, per la riaprire nei tempi previsti, perché il tempo era poco, un mese e mezzo è poco, poi ci abbiamo lavorato un po' a tempo perso, la sera, 3-4 sere fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo, però diciamo che le rifiniture ancora c'è da farle abbastanza. Comunque chi ha pitturato, chi ha fatto l'impianto, chi ha fatto il piangito, piangite hanno pulito, no, piangite no, già c'è. Insomma, chi ha rinverniciato le porte, quindi la sera voi dopo il vostro lavoro giornaliero... Lavoro un po' il sabato, un po' la domenica e così, durante le feste di Natale, tra Natale il primo e l'anno, qualche giorno intero, per poter risistemare il meglio possibile. E oggi quindi la grossa soddisfazione, una chiesa che so piena di partecipanti sia alla messa di stamane che alle funzioni di questa sera. C'era abbastanza gente, insomma, per periodo poi è freddo tutto quanto, però c'è stato pure il vescovo, abbastanza, penso che andava abbastanza bene. Quindi soddisfatti appieno. E oggi quindi, ecco, il fatto di questo afflusso così numeroso, lo vediamo anche qui a festeggiare, ha ripagato le vostre fatiche. Eh sì, perché questo è stato fatto tutto così, diciamo, tra amicizia e forza di volontà. Non è che... E ora quindi vi rimboccherete ancora le maniche per finire quello che c'è da fare. Sì, perché c'è da fare ancora, so, piccole e grandi cose, perché adesso è stata fatta la cosa, insomma, più visibile, più... E ora c'è da fare altre cose, perché c'è l'intonaco basso che cade, dove è umido, c'è da fare delle cornici che l'ho fatte in due riquadrature e due ancora sono rimaste, perché purtroppo non c'era tempo disponibile. Marcello è quello che ha pitturato. Un ringraziamento, credo, da parte di quelli del Rione, a te e a quelli che come te si sono adoperati, ecco, a rendere una chiesina veramente accogliente per poterci andare lì e pregare. Oh, e qui tra i tanti abbiamo incontrato il signor Pino. Signor Pino, mi hanno detto che è uno che è nato qui nel quartiere e che quando la chiesina era aperta lui era un festarolo, era quello che organizzava le feste. Signor Pino, che si faceva in quelle feste? E di quelle tempi la roba c'era poca, come per esempio il bussolo, siamo venuti su a caricarle su da capo al tamburino. Ah. Dopo fa tutte le feste, ogni cosa. Allora oggi che si è riaperta è contento lei? Io sono contento, sì. È stata sempre. E io ho aiutato, ho portato la Madonna. Insomma, mi sono dato da fare sempre. E vabbè, allora però adesso la chiesa c'è e la festa ripartirà a maggio. Il 30 di maggio, no? L'ultimo di maggio si fa la festa. E siamo contenti. Siamo contenti. Bene, buonasera Pino. Alla festa abbiamo incontrato il dottor Guido Barlozzetti, che tutti conosceranno perché evidentemente la televisione si vede, tutti la vedono e fa quegli spettacoli culturali che oramai tutti conoscono. Dottore, allora lei sta qui alla festa, so che non è della cava, non è di questo rione. Io sono di Sant'Angelo, quindi appartengo alla giurisdizione di Don Marcello Pettinelli. Però
la riapertura della chiesa della Cava mi ha incuriosito e mi ha fatto piacere venire a vedere che cosa hanno combinato. Ecco, e la sua curiosità è stata appagata, nel senso, queste feste, secondo lei, hanno la loro validità ancora all'interno della città di Orvieto? Ma magari le feste fossero solo queste, feste genuine. Devo dire che c'è una specie di mostra di ciambelloni, crostate, bruschette, fatte dalle sante manine delle signore della Cava, e se si potesse avere tutti i giorni una festa che ci dà la disponibilità delle pizze, delle lumachelle, del vino rosso e della porchetta, io vengo tutti i giorni. Vengano, eh? E poi voglio dire, fa molto piacere vedere lungo la cava una piazzetta, la gente che si incontra in un'occasione gradevole e importante come la riapertura della chiesa della Madonna della Cava. Sì, ben venga. La parola genuino è una parola spesso usata a sproposito, no? Perché fa pensare sempre a prosciutti, salami, il salame genuino, il prosciutto genuino. Questa è una situazione genuina, non è un prosciutto. Genuina nel suo insieme. Bene, credo che questo che ha detto farà veramente piacere ai Cavaroli. E allora, e che sia da esempio per il suo quartiere, quello di Sant'Angelo. Che dalla cava salga verso il centro della città. Allora, un buon intrattenimento. I cibi abbiamo detto che sono buoni, la musica anche. Ritorno dalle lumachelle delle signore dei Cavaroli. Buona avvenita, arrivederci. Grazie. Oh, e allora sappiamo che la festa che si sta svolgendo qui, tutte quelle squisitezze che anche il dottor Barlozzetta adesso ci ha fatto notare, l'hanno offerte gli artigiani. Perché gli artigiani? Perché la Madonna della Cava, che poi è anche chiamata Madonna della Presentazione, è la protettrice degli artigiani di Orvieto. E allora alcuni artigiani si sono sentiti in dovere di offrire, oltre che partecipare alla festa, anche di offrire queste cose che si sta mangiando. Cosa molto bella. Allora, questa sera noi abbiamo due artigiani, però dobbiamo dire tutti gli altri nomi. Intanto lei si chiama? Allora, io sono Rosciarelli Stefano, di Orvieto. Poi abbiamo Marchino Giuliano, che lo conosco. Marchino Giuliano. Quindi lui è elettricista, avrei fatto anche l'impianto. Beh, no, ho dato una mano a Busia. Perché tu comunque non sei del Rione, però ho dato una mano a Cagliello, che poi è della Cava. Anche lui artigiano. Manfuso Carlo, che non è presente, e Peloroso Mauro. Peloroso Mauro. Questo so qua, ma gli artigiani sono tanti, stamani alla messa eravate tanti. Eravamo tanti, molti, molti artigiani alla messa, sì sì, molte presenze. Sì, sì. Quindi oramai sarà un po' il vostro punto di ritrovo. E quindi qualche festa pensate di farla nel futuro in questa chiesina? La prossima festa sarà alla fine di maggio, sì sì, alla fine di maggio. La festa veramente della Madonna degli Artigiani. Ecco, sì, sì. Che si faceva anche anticamente, perché qui appunto, ecco, le più anziane mi hanno detto, noi prima che si chiudesse si faceva la festa alla fine di maggio, se non coincideva con la palombella. Sì, sì, infatti. Quindi voi ritornerete qui a fare la festa. Ritorneremo qui a fare la festa, sì. Quindi sì. Quando ve l'hanno chiusa, un po' vi è dispiaciuto. Beh, ci è dispiaciuto molto, sì, sì. Lei ha ragione quando l'hanno chiusa. Io quando l'hanno chiusa, diciamo, 15 anni fa, una 35 d'anni avevo, sì. Quindi prima partecipava comunque. Sì, sì, io partecipavo sempre a questa festa, sì, sì. Ah, Giuliano, che vuoi dire? Ma una bella festa, sono rimasto contento. E oggi te sei incaricato alla distribuzione della porchetta. E tu che c'entri? Io sono in più, so. Lui è il figliolo dell'artigiano. E allora sta prendendo un po' la scia del padre. Controllo un po' la situazione. Ma tu alla messa ci sei stato stamane e anche alle punzioni. Certo. Bravo, quindi vedo che prese però mezze l'ha fatte. Minuto. Però c'è stato. In qualche modo anche. Ci vado anch'io, via. Su. A questa cerimonia. Benissimo, allora vi ringrazio per tutti quelli che assaggiano la porchetta e le altre cose. Grazie a lei. Un grazie a tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa, che hanno partecipato e che sono volute venire a mangiare, assaggiare queste delizie. Benissimo. Allora, arrivederci. Grazie. E buon proseguimento. Arrivederci, grazie. Oh, il geometra Zazzaretta ha voluto onorare i cittadini di qui partecipando alla festa. Lei è del Rione, no? Io sono un cavaiolo. Si sente un po'. Eh sì, perché la mia famiglia c'ha la casa davanti alla chiesa. Ah, per
cui sono a casa mia qui. Ah, ecco, anche che non ci ha, però si sente a casa sua. Però io so una cosa, prima parlando, la sua zia era tra quelli, tra quel gruppo di persone che aveva a cura la chiesa, quindi andava a fare le pulizie, era un po' una custode. L'addobbavano di fiori, l'addobbavano. E erano un po' le persone che portavano avanti la tradizione della Madonna della Cava e della Chiesa della Cava. Ricordo io quando ero molto piccolo che quando c'era la festa a maggio tutti si partecipava e ricordo con piacere il nonno mio che offriva del vino, essendo un coltivatore diretto, e in più portava il più bel ramo dell'albero delle ciliegie per metterlo sopra alla salita del maggio, il famoso albero della cuccagna, perché dalle nostre finestre dell'ultimo piano sembrava che si toccasse con la mano la punta del quindi era anche abbastanza alto questo albero. Sì, arrivava come minimo oltre 10 metri, era tutto, insomma. Per cui la cava per noi è sempre la cava, c'è sempre una tradizione che comunque è andata spengendosi, che in qualche modo sento che lei rimpiange. Sicuramente, le posso assicurare che quando ho la possibilità mi faccio sempre un giretto per queste parti, e nelle vicoletti, la piazzetta, qui intorno, è un rione che rimane nel cuore, no? E quindi c'è da augurarsi che l'entusiasmo che vediamo oggi nei Cavaroli per averla riaperta la chiesa, per essersi impegnati a fare quei lavori interni a proprie spese, che possa ripristinare anche queste vecchie tradizioni. Ma io va fatto un plauso decisamente a tutte le persone che si sono adoperate per questo, veramente io ho avuto già occasione di dirglielo e sono molto contento che hanno riaperto questa tradizione, che speriamo che prosegua nel tempo e anche noi, se siamo all'esterno, diciamo così, ma parteciperemo vivamente e con anche materialmente a far sì che la tradizione della cava si rivenga viva e che possa risuscitare in tutti noi quei ricordi simpatici di quando eravamo piccoli, dell'infanzia. Quando c'era Pino che passava col carretto, quando la cava non era pavimentata e allora al mattino presto Pino si sentiva col carretto e si sentiva fare tru, 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 perché c'erano tutti quei cordoli di pietra, no? Per cui la cava è la cava. Ha detto tutto. Allora, un buon proseguimento della festa, grazie a lei. Allora, abbiamo rintracciato qui un altro artigiano che in qualche modo un artigiano che ha messo la sua opera per fare l'impianto della chiesina, vero? Cagliello Massimo. Io allora prima ho parlato con altri artigiani che hanno offerto la porchetta, ma quanti altri artigiani avete concorso invece ai lavori interni? Siamo stati molti artigiani, tra i quali io ho contribuito quanto riguarda la parte elettrica. Siamo stati un pochino frenati dalle belle arti perché andava fatto un impianto a scomparsa, non si poteva riattivare le luci esistenti da prima, cioè quelle dell'Ottocento a mod appliche, perché non erano più a norma. È stato fatto un impianto, diciamo così, a scomparsa, anche se avete notato alcune parti si vedono, però purtroppo con il ponte, che siamo dovuti operare con un ponte alto 8,5 metri, era abbastanza difficoltoso e pericoloso e l'estetica un pochino ne ha sofferto, però diciamo che grosso modo abbiamo risolto tutti i problemi. Allora, per certi lavori ancora c'è da fare, qual è l'imbiancatura? L'impianto è finito invece No, diciamo che l'impianto è stato reso operativo, non è definitivamente finito. Io posso lanciare un appello in cui posso dire che la parte visiva più alta è stata fatta, diciamo così, discreta, mentre le prese basse, i punti luce, ho dovuto adoperare dei punti luce della Gevis moderni. Si poteva mettere in locazione dei punti luce d'epoca a norma, come le prese di ceramica che erano molto belle, però giustamente ci hanno un costo molto alto e noi con i nostri supporti che ci avevamo dal CNA, più di là non si poteva andare. Ecco, allora, se qualcuno volesse contribuire e aggiungere questi punti luce o altri accessori alla chiesa, sta lanciando un appello a tutti i cittadini e artigiani. Ancora c'è da fare. Se qualcuno vuole fare la propria offerta, non è che l'offerta serve. Allora va bene, grazie e buon proseguimento. Grazie. Arrivederci. E allora, per chiudere questo servizio,
ci siamo portate davanti al banco della distribuzione. Oramai sono diverse ore che la festa è iniziata, ma ciò nonostante, nonostante ecco che tutti abbiano assaggiato, mangiato, ancora il tavolo è pieno. Questo dimostra la generosità di questo rione. Ecco, questi dolcetti, queste squisitezze fornite appunto da alcune famiglie del rione, da molte, ma poi non hanno lemosinato, perché vedete quanta roba ancora a fine festa. E qui ci dice una signora: tutta roba buona. Tutta roba buona. Lei l'ha assaggiata? Tutto, tutto. Lei è del rione? No. È venuta alla festa? Sono venuta alla festa, meglio, sì. Quindi tutta roba benissimo, buona. Tutta roba. La festa com'è stata per lei? Benissimo. Semplice ma cordiale. È una cosa bella stare insieme, grazie. Bene, grazie a lei. E allora noi con questo facciamo i complimenti a quelli della cava, per aver avuto quest'idea, non solo della riapertura della chiesina, ma anche per tutta l'organizzazione. E allora noi li salutiamo con l'augurio che una chiesina veramente ritorni a vivere come ai vecchi tempi, ci avveri. A tutti un arrivederci, quindi alle prossime feste Cavarole.